Oggi noi festeggiamo il nostro 10° anno di matrimonio. Lei è la prima a leggere i manoscritti e io ho una totale fiducia nel suo giudizio. Gyoche, brindo a te, brindo a noi due. Quanto vorrei cambiare tutto in questo momento. Come fai a capire che hai incontrato una persona che non appartiene a questo mondo? L'ho letto in un libro di quelli arrivati in casa editrice. Uno dei personaggi si chiama Emme. E ha il potere di cambiare la vita delle persone in cui si imbatte. Stai parlando di un romanzo. Te ne rendi conto, spero? Io l'ho trovato. Dove sei stata, Gyokche? Ti sei messa a pedinare uno sconosciuto. Non è uno sconosciuto. Ora ti svelo un mio segreto. Sei pronta? Sono io che illumino la città. Posso riavere il manoscritto? Non l'ho finito. Perché ci stai mettendo così tanto a leggerlo? Quello che c'è nel libro è tutto vero. Mi sto perdendo, non trovo più la strada. Ho bisogno di sapere tutto di te, devi dirmi tutto. La cosa migliore è non farti più vedere qui intorno. L'ultima cena che consumammo insieme ci lasciò in bocca il sapore del tradimento. Alla fine, uno di fronte all'altro. Di chi è questa storia?